Il rapporto tra ambiente fisico e benessere è un rapporto storico, a partire dal ridisegno delle città ottocentesche fino ai giorni nostri, anche nella definizione di quelli che sono i luoghi dell'abitare. Devo dire che i progettisti, ingegneri, architetti, designer, urbanisti hanno delle responsabilità molto forti nei confronti della salute, in quanto l'uomo trascorre abitualmente molto tempo all'interno di ambienti confinati. Questo dato oggi è fortemente consolidato anche da una ricerca. Che cosa emerge da questa ricerca che è stata condotta da Politecnico di Milano insieme all'Università degli Studi di Genova? Che circa il 12% delle soggetti che soffrono di depressione, che è il 16%, vive in abitazioni al di sotto dei 60 metri quadri. Questo conferma come l'ambiente fisico abbia delle forti ripercussioni su quello che è lo stato di salute della popolazione. Non è solo l'ambiente fisico in termini dimensionali della casa, ma ci sono altri aspetti qualitativi importanti che emergono da questa ricerca, come la possibilità di avere uno spazio esterno, come la possibilità di poter godere di una vista di qualità, come la possibilità di avere una buona illuminazione, una buona aerazione, e il comfort acustico all'interno dell'abitazione ha fortemente influenzato non solo il modo di vivere, ma anche la qualità del lavoro all'interno degli ambienti confinati. Circa il 36% della popolazione intervistata ha dichiarato di avere una resa nettamente inferiore rispetto a quella che è la resa tradizionale all'interno degli ambienti di lavoro fisici. Si conferma che lo spazio fisico è uno spazio cosiddetto protesico, in cui si definiscono alcuni parametri di qualità che vanno a migliorare lo stato di salute della popolazione, ricordando che lo stato di salute della popolazione non è solo l'assenza di malattia, ma è un benessere fisico, mentale e sociale, a cui occorre dare sempre più delle risposte anche attraverso quella che è l'innovazione tecnologica nell'ambito del settore delle costruzioni.